The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off. I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting. And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds. My relationship to food before Noom was never consistent. And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom. I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Salute e salve, benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 172, Tea Party. Questo episodio è dedicato a Gaetano detto Crap, uno dei tanti che cito ad ogni puntata. Grazie Crap per tutto il supporto dal lontano 2022, ma ringrazio tutti i 518 mecenati su Patreon, Tapee, sul mio sito e su YouTube. Ringrazio in particolare tutti i nuovi arrivati, a livello Leonardo da Vinci, Filippo Romanengo, a livello Galileo Galilei, Andrea Parlato e San Vise, e a livello Marco Polo, Daniele. Grazie ad Enrico Fasolo per l'incremento a Dante Alighieri. Ringrazio per Granat per l'incremento nella sua donazione e la magnifica coppia di Cinzia ed Oliviero per lo straordinario passaggio a livello Giuseppe Verdi. Tra l'altro Oliviero, Per, Andrea Parlato e Yuri sono tutti partecipanti della straordinaria avventura costantinopolitana. Veramente ho ancora nel cuore una settimana magnifica passata assieme a voi e a tutto il gruppo. È un'esperienza indescrivibile, davvero. Lo so, l'ho detto anche la settimana scorsa, ma ci tenevo a ribadirlo. Una novità importante per tutti voi che state studiando l'italiano attraverso questo podcast, quindi mi rivolgo a chi di voi ovviamente non è madrelingua, il corso che ho realizzato con Davide Gemello fino a Natale ha il 20% di sconto. È un'occasione straordinaria per comprare questo corso a 200 euro, poco di più, e vi assicuro che è veramente un grandissimo valore. Innanzitutto ci sono 14 video che sono molto vicini al mio cuore, perché parlano sia della storia più recente dell'Italia degli ultimi 100 anni che del percorso che ha fatto la società italiana per arrivare alla situazione attuale, insieme ad alcuni grandi problemi e opportunità dell'Italia moderna. Oltre ai 14 video ci sono una dozzina di video che abbiamo realizzato con Davide rispondendo a diverse domande sui video e poi tutto l'apparato grammaticale di esercizi del corso. Se volete comprare il corso, andate al link in descrizione oppure andate direttamente sul mio sito dove troverete una pagina dedicata. Ma solo attraverso il link che trovate in descrizione o sul mio sito o sul Linktree potete avere il 20% di sconto, quindi vi consiglio di usare assolutamente quel link. Spero che vi piacerà! Prima di passare all'episodio ricordo infine la mia chiamata alle armi. Mi piacerebbe migliorare il sito in modo che sia uno strumento migliore e più efficace. Venerdì scorso abbiamo pubblicato il primo articolo che è un contributo scritto non da me, ma da uno dei contributori che si sono offerti di aggiungere appunto contributi al sito. Se anche tu vuoi fare qualcosa del genere, hai una passione per la storia e sei bravo a ricercare e a scrivere, ma anche se stai iniziando a ricercare e a scrivere e vuoi fare in un certo senso esercizio, scrivimi a info@italiastoria.com e parliamone assieme. Sono un po' emozionato. Questo episodio è in un certo senso una delle svolte verso la quale abbiamo iniziato a viaggiare da decine di puntate. Come tutte le rivoluzioni, il cambiamento è prima glaciale,
poi accelera, per poi sfociare in rapidi, rivoluzionari periodi di cambiamento. Stiamo per entrare in uno di questi periodi rivoluzionari. Di cosa parliamo? Cerchiamo di chiarirlo. Abbiamo visto come la presa dell'impero sull'Italia imperiale abbia iniziato ad indebolirsi sin dalla sconfitta degli imperiali alla Scultenna, nel 643, ai tempi di Re Rotari. Se non ve lo ricordate, tornate alla puntata in questione. Ma il succo è questo: i Longobardi, dopo quella battaglia, diventano la vera potenza di terra più importante della penisola, anche se certamente non l'unica. Costante II aveva provato a metterci una pezza, recandosi 20 anni dopo, personalmente, in Italia, a Roma e in Sicilia. Dopo la morte dell'ultimo imperatore romano che regnò dall'Italia, però, l'impero aveva costituito una sorta di Commonwealth con i suoi territori italiani. Venezia, Ravenna, Roma, la Sicilia si erano in sostanza autoregolate, in associazione con Costantinopoli e con vari livelli di controllo da parte del governo centrale. Più forte per esempio a Ravenna, al cospetto dell'esarca, meno a Roma, al cospetto del pontefice. Il Papa si era liberato dell'odiata conferma imperiale e presto l'alto ufficio era diventato oggetto di contesa tra i nobili romani e il clero. L'esarcato si era frammentato in una serie di ducati regionali, con un ruolo sempre più importante dello Stratigos di Sicilia e degli ufficiali locali a Napoli e Venezia. Infine, sin dai tempi di Papa Sergio I, a fine VII secolo, il Papa si era comportato come una potenza semiautonoma, guidando de facto il ducato romano, battendo moneta e facendo più i suoi interessi che quelli dell'impero, anche se finora non c'è ancora stata una ragione per rompere del tutto con la madrepatria. Ma la parola chiave della precedente frase è una sola: finora. Per iniziare questa storia vorrei prima di tutto allacciare alcuni fili che iniziano a rafforzare il rapporto tra Roma e il mondo d'Oltralpe, quello dei regni romano-germanici e del mondo di lingua tedesca. Questi rapporti saranno poi utilizzati dai papi per i loro fini, quando un giorno, ne avranno bisogno. Perché l'VIII secolo è l'epoca in cui Roma, da città mediterranea imperiale romana, diverrà in pieno una città europea. E sì, qui sto citando volutamente le parole di Alessandro Barbero. Lo spiegheremo a tempo debito. Come abbiamo visto, già Colombano ha definito il mondo romano-germanico dei regni occidentali come l'Europa. Dopo la conquista del regno visigoto da parte degli arabi, questa Europa cristiana si è sostanzialmente ristretta al mondo dei Franchi e alle isole britanniche. Partiamo proprio da quest'ultime. Abbiamo visto come Roma fosse legata a stretto filo con la Chiesa inglese, in sostanza una colonia missionaria del papato. Inoltre sappiamo come Roma avesse legato a sé anche la Chiesa irlandese. Ai tempi di Papa Sergio, a fine VII secolo, la colonia missionaria inglese aveva iniziato a muovere alla conquista religiosa del mondo germanico. L'attività missionaria inglese si era estesa all'Olanda con l'attività di Willibrord a Utrecht e dintorni. Nel segno di questo legame speciale tra Roma e Inghilterra, nell'VIII secolo assistiamo al continuo pellegrinaggio di sovrani, duchi e popolani che dai regni anglosassoni d'Inghilterra scendono in pellegrinaggio verso Roma. E questo è davvero un uso tipico di questa colonia romana, perché i Franchi finora guardano con assai minore interesse alla sede di San Pietro. Ma è questo l'inizio di quella che sarà una delle grandi vie di pellegrinaggio del Medioevo, la via Francigena, che dall'Inghilterra e attraverso la Francia, la Svizzera e l'Italia del Nord giunge fino a Roma. L'aspetto più interessante di questo fenomeno è il pellegrinaggio dei sovrani anglosassoni. A quest'epoca l'Inghilterra era divisa in un numero variabile di regni, tipicamente 6 o 7, tra i quali di solito ce n'erano un paio di dominanti, a loro volta variabili. Il primo re anglosassone a giungere a Roma fu Caedwalla, che aveva abdicato per recarsi in pellegrinaggio alla tomba di San Pietro a Roma, dove si era fatto monaco prima di morire.
abbiamo narrato la sua storia nell'episodio 153. Ricordate del suo pellegrinaggio ai tempi di Re Cuniperto e di Papa Sergio? All'inizio dell'VIII secolo abbiamo altri pellegrinaggi importanti dall'Inghilterra. Re Conrad di Mercia e Offa dell'Essex si ritirarono a Roma ai tempi di Papa Costantino. Ai tempi del suo successore, Gregorio II, fu la volta di Ined el Wessex, il successore di Caedwal a questo regno, che regnò dal 689 al 725. Nel 725 questo re, che era considerato uno dei re dominanti dell'Inghilterra, abdicò e si recò a Roma con sua moglie Ethelburg. Visse nella città eterna fino alla sua morte. Negli ultimi anni della sua vita il re si installò in un palazzo situato nella zona di Roma che si estendeva da San Pietro al Tevere, quella che oggi è la zona di Via della Conciliazione, almeno dopo le devastazioni di era fascista, ma che per un buon millennio per i romani è stato semplicemente il borgo, un termine che denota la sua origine germanica, che deriva dal nome che gli diedero proprio gli anglosassoni, Burg. La zona, infatti, al di fuori delle mura aureliane e non ancora circondata dalle mura leonine, era diventata rapidamente nel VII e VIII secolo una colonia anglosassone. Con il tempo agli inglesi si unirono anche pellegrini e residenti di origine franca, longobarda e perfino della moderna Germania. Comunque sia, è ai tempi di Ine, o forse di Offa dell'Essex, che risale la fondazione della cosiddetta Schola Saxonum, l'associazione degli anglosassoni del borgo. Quando Ine arrivò a Roma, infatti, il borgo anglosassone mancava ancora di una rappresentazione istituzionale nel quadro dell'amministrazione romana. Con il consenso di Papa Gregorio II, Ine fece costruire una chiesa degli anglosassoni di Roma, dedicata alla Madonna, Santa Maria in Schola Saxonum, oggi Santa Maria in Saxia. Si intende che i sassoni qui non sono i sassoni di Germania, ma i sassoni d'Inghilterra. Negli spazi adiacenti alla chiesa, Ine fondò la sede del Club degli Anglosassoni Romani, la Schola Saxonum appunto, la prima di quelle che diverranno le quattro scuole dei popoli germanici a Roma. La Schola Saxonum, nei secoli seguenti, sarà una delle principali fonti di reddito della vicina Basilica di San Pietro, fornendo anche una potente milizia a difesa della città, assoldata tra gli anglosassoni residenti a Roma. Insomma, una sorta di guardia variaga del Papa, con i sassoni al posto dei norreni, o, se preferite, una prima versione della Guardia Svizzera. All'epoca, d'altronde, gli inglesi avevano già fama di ottimi guerrieri. La scuola presto iniziò a gestire anche uno xenodochio, struttura che divenne poi uno dei principali ospedali della Roma medievale, l'ospedale di Santo Spirito in Saxia, che esiste ancora oggi. Ma come si finanziava questa Schola Saxonum? La base di reddito originale deve essere stata la donazione di Ine, ma la scuola deve essersi presto assicurata una regolare fonte di reddito. Prima di abdicare, infatti, Ine aveva introdotto in Inghilterra le prime leggi scritte, che includevano leggi relative al cosiddetto Church Scot, ovvero le decime dovute dai proprietari terrieri per il mantenimento delle chiese locali. Ine o i suoi successori dovrebbero aver esteso questo concetto con l'inclusione del Rome Scot, o Romfeo, una contribuzione alla comunità sassone di Roma, che è attestata dal IX secolo in poi, ma che potrebbe avere origine nell'VIII secolo. Questa tassa andava al mantenimento della Scuola Saxonum, della chiesa, dell'ospedale e di un ostello per i pellegrini anglosassoni in visita a Roma. D'altronde il venerabile Beda afferma che il pellegrinaggio a Roma era molto popolare in Inghilterra. Leggiamo. Dalla Britannia venivano nobili e plebei, uomini e donne, guerrieri e artigiani, giovani e vecchi. Con questi viaggiatori inglesi, Roma inizia la sua carriera di grande centro del pellegrinaggio europeo. Se questi erano i rapporti con l'Inghilterra, a inizio VIII secolo il papato inizia a stringere rapporti via via più stretti anche con quella che diverrà la Germania. A quest'epoca la zona di popolazione germanica era soprattutto quello tra il Reno e l'Elba, perché oltre Elba, per esempio, nella zona della moderna Berlino c'erano gli slavi.
Di tutta questa regione tra Reno ed Elba, l'unica zona fortemente cristianizzata era la Valle del Reno, che faceva parte del Regno Franco di Austrasia. Il resto del mondo di lingua germanica era ancora in gran parte pagano. In sostanza, il cristianesimo non si era spostato molto dalla sua antica frontiera al tempo dei Romani, e non è un caso che le principali sedi episcopali della Germania erano delle metropoli di epoca romana, l'antica capitale imperiale di Treveri, assieme alle capitali della Germania Superior e Inferior, ovvero Magonza e Colonia, o per dirla con i nomi tedeschi moderni, Trier, Mainz e Köln. Tra parentesi, non è un caso che questi tre vescovi, dal XIV secolo in poi, diverranno tre dei grandi elettori su sette del Sacro Romano Impero. Ah, non vedo l'ora di parlarne! Comunque sia, al di là dei territori immediatamente prospicienti al Reno, tutto il resto della Germania era territorio vergine per il cristianesimo, o quasi. I vescovi dei Franchi, fino all'VIII secolo, non si curavano affatto di fare proselitismo in queste regioni periferiche. La Chiesa Franca non aveva mai avuto una vocazione missionaria, ma lo stesso non valeva per i prelati anglosassoni irlandesi. La Germania era una perfetta area di espansione per i militanti prelati delle isole britanniche, che spesso parlavano una lingua non dissimile da quella dei locali. L'area dove gli antichi dei germanici erano più forti era certamente la Sassonia, a nord, e non è un caso che nessun missionario si recò in queste regioni, non ancora. La Sassonia dovrà attendere la conversione a mano armata imposta da Carlo Magno. Diverso il caso della parte centro-meridionale della Germania, per intenderci il territorio che va da Francoforte alla moderna Repubblica Ceca. Questi territori erano stati a volte e a tratti cristianizzati, prima che il cristianesimo vi appassisse durante le procelle del V e VI secolo. Questo era soprattutto il caso della Baviera, il Ducato dei Baiuvari. Qui il cristianesimo era stato dominante sotto l'impero romano e non era del tutto scomparso, ma fino all'inizio dell'VIII secolo, ormai da centinaia d'anni, l'organigramma vescovile era stato completamente distrutto. Ad espandere il cristianesimo in terra germanica contribuirono diversi fattori. Innanzitutto il suscitato zelo missionario della chiesa inglese, che parlava lingue germaniche e che allo stesso tempo aveva appunto la foga missionaria del neoconvertito. Eppure le autorità laiche del Regno dei Franchi si fecero presto promotori di questo processo, non appena almeno ne afferrarono i potenziali vantaggi. Sia Pipino di Erstal o Pipino II, che il suo successore Carlo Martello, si impegnarono nella cristianizzazione dei popoli confinanti. In Austrasia, infatti, la politica era dominata dai maestri di palazzo di una certa dinastia di cui parleremo ancora a lungo, i discendenti appunto di Pipino di Erstal. Torneremo su Carlo, detto Martello, in altri episodi. Qui basti dire che, ad inizio VIII secolo, il maestro di palazzo dei Franchi aveva tutto l'interesse ad espandere il cristianesimo oltre i suoi confini orientali. Stabilire una gerarchia ecclesiastica nei territori germanici confinanti equivaleva a rendere i suoi vicini ideologicamente più vicini al Regno dei Franchi, preludio di un'espansione politico-militare sulla Germania. Infine c'era anche l'interesse del papato. Il prestigio di Roma si era molto accresciuto ai tempi di Gregorio il Grande proprio grazie alla conversione dell'Inghilterra, la prima missione evangelizzatrice indirizzata dal papato. Se il Papa fosse riuscito ad intestarsi anche la conversione del mondo germanico, questo avrebbe certamente creato un nuovo, forte legame tra Roma e la Germania e chissà, avrebbe potuto anche iniziare ad allacciare legami più forti con la semi-indipendente Chiesa Franca o con il potere dei maggiordomi di Francia. È in questo quadro che dobbiamo quindi vedere le mosse di Gregorio II sullo scacchiere della Germania. Nel 715 il neoeletto Papa Gregorio II ricevette la visita del duca Teodo di Baviera in persona, un duca molto potente, che andava sempre più forgiando una politica indipendente da quella del Regno dei Franchi. Teodo era anche un potenziale intermediario tra papato e longobardi. Come da tradizione, bavaresi e re longobardi erano molto vicini e le dinastie erano intrecciate, al punto che Liuprando aveva sposato l'unica figlia di Teodo. Il duca di Baviera, prima di giungere a Roma, aveva già sponsorizzato l'evangelizzazione delle sue terre.
In Baviera il cristianesimo era stato quasi completamente radicato dopo il V secolo, per poi ritornare lentamente nel corso del VII grazie ad una serie di missionari provenienti dal mondo franco ed irlandese. Era un lavoro ancora a metà strada, ma che permise a Teodo di stabilire 4 nuove diocesi, che intendeva mettere sotto l'autorità del Papa e non sotto quella degli arcivescovi metropoliti controllati dai Franchi, appunto Trevi, Rimagonza e Colonia. Notate che, come sempre, la geografia ecclesiastica va a braccetto con le ambizioni dinastiche e in generale geopolitiche di una potenza regionale come la Baviera. Al Papa, insomma, Teodo chiedeva di istituire una sorta di chiesa bavarese indipendente dai Franchi e legata a Roma. Insomma, quello che avevano già i re inglesi. Alla ricerca di nuovi potenziali alleati contro i suoi nemici e impaziente di espandere la sua influenza a nord delle Alpi, Gregorio II non se lo fece ripetere. È così che rinacquero 4 arcivescovati nel territorio dei bavaresi, tra i quali Salisburgo, al tempo dei Romani Iuvanum, e anche Ratisbona, la capitale del Ducato di Baviera, la moderna Regensburg. Oltre a queste due c'erano anche Freising e Passau. Per inciso, Teodo affidò queste 4 città ai suoi 4 figli. Evidentemente era un piano ben congegnato anche da un punto di vista dinastico, volto a creare dei centri periferici dipendenti dalla capitale, dai quali controllare i vasti territori dell'ampio ducato che, ricordiamolo, si estendeva ben oltre la moderna Baviera e includeva anche la moderna Austria e l'Alto Adige. Questi furono quindi i primi contatti tra il mondo della Germania e il papato, almeno fino al 719, anno in cui la storia avrebbe preso una direzione completamente diversa, perché a Roma giunse un prelato anglosassone di nome Winfred. Ora, secondo me, questo Winfred è una delle persone più importanti della storia europea, almeno tra quelli di cui non avete mai sentito parlare. Non preoccupatevi, seguiremo le sue avventure nel corso di decenni, durante i quali Winfred sarà uno dei principali agenti di cambiamento che creeranno quella cosa che si chiama la civiltà occidentale. Winfred contribuirà in modo determinante ad evangelizzare la Germania, unendola al mondo franco, e poi riformerà a fondo la stessa Chiesa dei Franchi, unendola definitivamente a quella di Roma, giù in Italia. A lui si deve insomma l'unione di quel terzetto di paesi fondatori dell'Occidente, Italia, Francia e Germania, che poi sono anche il cuore del mondo carolingio e della moderna Unione Europea. Insomma, se c'è stato un Carlo Magno, se esiste una cosa che si chiama la civiltà occidentale, beh, una parte del merito, o della colpa, se volete, va a questo Winfred, che forse conoscete, ma sotto altro nome. Ci torneremo, non preoccupatevi. Nato nel Devonshire da una famiglia nobile e potente, forse perfino reale, Winfred entrò in un monastero in quella che oggi è la città di Exeter. Nel 716, alla morte dell'abate, tutti si aspettavano che diventasse a sua volta abate, ma Winfred era animato da un insaziabile spirito missionario, che tra l'altro lo condurrà alla fine al martirio, tra qualche decennio. Spoiler alert! Winfred si imbarcò invece per il continente e si diresse dritto dritto dal nostro vecchio amico Willibrord, l'apostolo degli olandesi che abbiamo già conosciuto, intento ad evangelizzare i frisoni dalla sua base di Utrecht. Dopo un anno passato con Willibrord, Winfred sentì però che aveva bisogno di una missione che fosse tutta sua. Decise di seguire le orme del suo patrono e si recò in pellegrinaggio a Roma, dove fu appunto accolto da Papa Gregorio II. Winfred ardeva del desiderio di farsi l'evangelizzatore della Germania, emulando Willibrord. A sua volta Papa Gregorio pensò bene di imitare Papa Sergio, che aveva sponsorizzato il succitato Willibrord, e offrire quindi a Winfred la protezione di San Pietro. Ecco l'occasione di fondare una nuova chiesa e di legarla, sin dalla nascita, alla sede apostolica romana. Il problema era che Winfred era un nome troppo germanico per fungere da ambasciatore missionario della Santa Ecclesia Romana. Gregorio allora lo ribattezzò con il nome di Bonifacius. Bonifacio, un nome decisamente più romano. Ed è questo il nome con il quale è conosciuto oggi, San Bonifacio, apostolo dei Germani. Ecco le parole del Papa nella lettera di raccomandazione a lui indirizzata. Gregorio, servo dei servi di Dio al devoto sacerdote Bonifacio, ci è stato presentato il tuo pio proposito,
La tua comprovata sincerità nella fede ci porta ad avvalerci di te come nostro collaboratore nella diffusione della parola divina, cosa che, per grazia di Dio, è un compito a noi affidato. Visto che sei stato fin dall'infanzia uno studioso di lettere sacre e che ora desideri, per amore di Dio, di approfondire il talento affidatoti da Dio, dedicandoti incessantemente all'opera missionaria e all'insegnamento del mistero della fede fra i pagani, ci rallegriamo della tua dedizione e approviamo il tuo desiderio di diffondere la grazia che ti è stata concessa da Dio. Non è tutto però, perché Papa Gregorio voleva anche assicurarsi che Bonifacio non fondasse una chiesa nello stile franco, indipendente quindi dagli usi e costumi romani. Il Papa dunque termina così la lettera. Ci raccomandiamo infine che nell'ammettere nella Chiesa coloro che già credono in Dio, insistiate nell'utilizzare la disciplina sacramentale prescritta dalle formule e dal rito ufficiale della nostra Santa Sede Apostolica. Qualunque cosa tu possa trovare carente nel tuo lavoro, devi segnalarcelo non appena ne hai l'opportunità. Addio. Dato nelle Idi di maggio del terzo anno del nostro Pio, Augusto Dominus Leone, da Dio incoronato imperatore, nel terzo anno del suo consolato, nella seconda indizione. Notate il formulario di Gregorio che fa ancora riferimento con la solita referenza rispetto all'imperatore Leone III? Lo chiama Pio Augusto per non parlare del fatto che la lettera è datata in base all'uso costantinopolitano. Non è un uso destinato a sopravvivere all'VIII secolo e Leone non sarà a lungo nelle grazie di Gregorio. Comunque sia, in quel 719 Bonifacio si recò subito nel cuore della Germania ad iniziare la sua rivoluzionaria opera missionaria, con in tasca la sponsorizzazione papale. Il suo primo obiettivo furono la Turingia e la regione dell'Assia, nella Germania centrale. Tra qualche anno sarà di ritorno a Roma e avremo molto ancora da dire sul suo lavoro. Non temete! To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever. Nothing delivers comfort and joy quite like the unrivaled quality and taste of Omaha Steaks. This year, skip the holiday hustle and bustle and save 50% off gourmet gifts site-wide at omahasteaks.com. Plus, get a $30 reward card when you shop early and score an extra $30 off with promo code HOLIDAY. With 5 generations of experience, they consistently deliver the world's best steak experience. And the gifting experts at Omaha Steaks have made it easy to deliver the perfect gift with thoughtfully curated gift packages starting at $89.99. From legendary steaks to mouth-watering desserts and more, save 50% off site-wide at omahasteaks.com. Plus, our listeners get an extra $30 off with promo code HOLIDAY and a $30 reward card when you shop early. That's 50% off at omahasteaks.com and an extra $30 off with promo code HOLIDAY. Minimum purchase may apply. Prima di parlare dell'argomento principale di questa puntata, ovvero la sfida di Gregorio II a Leone III, dobbiamo però affrontare un discorso sulle fonti. La principale è al solito il Liber Pontificalis, integrato da Teofane e Paolo Diacono. Il Liber però, per quanto riguarda Gregorio II, ha una doppia redazione, nel senso che se ne conoscono due versioni, una realizzata mentre Gregorio II era ancora in vita e che è decisamente meno antilongobarda, la seconda invece fu realizzata dopo la sua morte e andò a correggere o integrare la versione precedente in più passaggi. In questo, la vita di Gregorio II è una sorta di fotografia del cambiamento del punto di vista di Roma. Nella prima versione l'avversario più importante è l'impero romano, nella seconda Liuprando e Longobardi.
La presenza delle due versioni è un importante indizio di come la situazione politica italiana evolse nei 16 cruciali anni del pontificato di Gregorio II. E se vi chiedete come mai ne esistano due, ovviamente abbiamo una versione che termina con Gregorio II, prima versione, e una versione dei Liber Pontificalis che va avanti e che invece riporta la seconda versione della vita di Gregorio II. Comunque sia, abbiamo lasciato Leone III di fronte alle mura di Costantinopoli, alla fine del più grande assedio che la città avrebbe dovuto sostenere fino al 1453. E sì, questo include l'assedio del 1204. La città era sopravvissuta, e con essa l'impero romano, ma la corona che Leone III aveva ereditato era quella di uno stato ancora in pericolo di vita, devastato nei suoi territori più ricchi e produttivi. Leone III non poteva sapere quando e se gli arabi sarebbero tornati. L'impero era sopravvissuto, appena, ma non aveva certo trionfato sui suoi nemici e l'interminabile guerra contro gli arabi non era certo finita, lungi dall'esserlo. Né Leone III poteva sapere che l'epoca della seconda anarchia militare fosse giunta al termine. Questa era l'epoca che aveva visto alternarsi 7 imperatori sul trono romano in 20 anni, e dico seconda perché ovviamente la prima è quella del III secolo. La Sicilia gli si era ribellata mentre era assediato a Nuova Roma, e il nuovo anno, il 719, non portò certo notizie rassicuranti. In un monastero di Tessalonica era ancora ospitato l'ex imperatore Anastasio II, il vecchio Protosecreti, se vi ricordate di lui? Quell'anno si formò una congiura che coinvolse diversi alti ufficiali imperiali, oltre al re dei Bulgari, il vescovo di Tessalonica e lo stesso Anastasio. L'obiettivo era di rimettere il proto Asecretis sul trono, liberandosi di Conon, il pastore venuto su dal nulla, che ora che la città era stata salvata non serviva più. Taglio a corto la storia di questa ribellione, salvo dire che fu sconfitta e alla fine Anastasio II fu messo a morte assieme al nuovo Protasecretis di Leone, al conte dello Psichion e altri alti ufficiali. Dal punto di vista di Leone, tutta questa faccenda non era certo rassicurante. Altri probabilmente avrebbero potuto tentare un colpo di mano. Quindi se Leone voleva difendere quello che restava dell'impero romano, doveva rafforzarne l'esercito e pagarlo anche bene. Alternative non ce n'erano. Occorreva quindi raccogliere più tasse, come ai tempi di Diocleziano. Dopo le continue ribellioni e i costanti saccheggi arabi, l'Asia Minore era prostrata. Non si poteva chiedere di più da quelle zone, anzi, per qualche anno si sarebbe dovuto chiedere di meno. La Grecia era più un fardello che una fonte di reddito, essendo praticamente stata quasi del tutto occupata dagli slavi. No, Leone decise che era tempo di ricorrere al pezzo d'impero romano che era riuscito relativamente indenne dai disastri del VII secolo, l'Italia. La storia che stiamo per affrontare, per certi versi e con le dovute differenze, mi ricorda un po' quella della Rivoluzione Americana. Cosa vi direte? Seguitemi e cercherò di dimostrarlo. Andiamo nel 700, nel 1700, negli anni seguenti la terribile Guerra dei 7 anni. Guerra celebre per essere notoriamente durata 9 anni e per essere un buon candidato al titolo di Guerra Mondiale numero 0. Il governo britannico aveva speso una fortuna per vincere quella guerra e l'aveva vinta, tra l'altro beneficiando grandemente i coloni americani, visto che la Francia aveva dovuto cedere le sue colonie americane. Al Parlamento sembrò quindi del tutto giustificabile imporre delle nuove tasse alle 13 colonie nordatlantiche, tasse che poi sarebbero andate a finanziare la loro difesa e amministrazione. Ma i nostri coloni non avevano nessuna intenzione di pagare più tasse, che queste fossero giustificate o meno, che queste fossero giuste o sbagliate.
La temperatura salì di anno in anno finché dell'ottimo tè fu gettato nella baia di Boston, un evento passato alla storia come il Tea Party. I coloni dimostrarono così l'opposizione alla madrepatria, contestandone il monopolio sul commercio del tè. Poco dopo iniziarono gli scontri a Lexington e Concord e il resto è storia. L'impero britannico avrebbe continuato a dominare gli oceani per secoli, ma in Nord America sarebbe nata una nuova repubblica. D'altronde si sa, una costante della storia mondiale è che a nessuno piace pagare le tasse. Sì, lo so, è una versione semplificata di questa storia, ma passatemela, serve per spiegare il parallelismo. Tornando all'Italia dell'VIII secolo, quindi l'Italia del Settecento, non il 1700, Leone III sapeva che c'erano grandi proprietari terrieri in Italia, la Chiesa di Roma, che non avevano, come dire, un carico fiscale troppo asfissiante, avendo accumulato nel corso del VII secolo una serie di privilegi ed esenzioni fiscali da parte dei successori di Costante II, l'ultimo a costringere la Chiesa a pagare un po' del dovuto. In particolare erano stati il figlio e il nipote di Costante II, ovvero Costantino IV e Giustiniano II, ad ampliare i privilegi fiscali della Chiesa romana. Era questa una conseguenza dei legami più flebili tra le due Rome. Nuova Roma, per tenersi buona la vecchia, era stata costretta a concessioni, sia politiche che finanziarie. Ora Leone voleva aumentare le tasse in Italia, ma non si poteva girare attorno al problema che era impossibile aumentare le tasse in Italia senza tassare in modo più equo le proprietà della Chiesa di Roma. Il patrimonio di San Pietro era il più grande proprietario terriero dell'Italia imperiale, seguito a distanza dalla Chiesa di Ravenna. La Chiesa di Roma aveva proprietà ovunque, soprattutto in Sicilia, ma anche in Bruzio, nella Puglia, a Napoli, in tutto il Lazio, nell'Esarcato. Tassare di più i proprietari laici, senza chiedere alla Chiesa di Roma di mettere mano al portafoglio, era ingiusto e impensabile. A mio avviso, Leone tentò di abolire i privilegi concessi dai suoi predecessori proprio per far sembrare il suo aumento delle tasse più equo e sostenibile. Insomma, pagare tutti, pagare un po' di più. Una mossa diocleziana, se ricordate, per un pugno di barbari. E dunque, dopo tanto tuonare teologico, è curioso notare come il divorzio tra Roma e Nuova Roma alla fine si avviò su una questione secolare come le tasse. Questo conflitto, di qui a qualche anno, acquisirà anche un risvolto ideologico. Arriveremo alle icone, non temete. Ma queste non sono le sue radici. Il Papa, insomma, decise di non riconoscere più il potere imperiale di definire le tasse. Non riteneva che i suoi interessi fossero rappresentati dal governo imperiale. Per dirla come i coloni americani, no taxation without representation. Niente tasse senza rappresentanza. Incredibilmente, la nostra principale fonte, il Liber Pontificalis, non nasconde che l'originale contrasto tra Leone III e Gregorio II fu appunto di natura finanziaria. A riguardo non c'è alcun imbarazzo, segno che ormai la cancelleria papale riteneva che fosse perfettamente accettabile per un papa di rifiutare un diretto ordine imperiale su una questione dichiaratamente secolare. Se proviamo a vedere il mondo dal punto di vista della curia romana, sembrava evidente che l'impero avesse mancato ai suoi doveri di difesa della Santa Romana Ecclesia. Dov'era Gondor quando Classe era caduta? Dov'era Gondor quando i Longobardi si erano stretti attorno al Papa, costringendolo a temerli sempre di più? Un imperatore che non era in grado di difendere l'Italia imperiale non si meritava un solido sì in più. Ci sono segni che questa rivolta ebbe degli immediati effetti materiali a Roma. Improvvisamente, negli scavi di Cripta Balbi, scompaiono le tradizionali monete imperiali, realizzate con cura e alta qualità. Compaiono invece delle piccole monete di bronzo malfatte e anche un bel gruzzolo di monete d'argento. In quest'epoca, la moneta d'argento è tipica del mondo franco, non di quello imperiale romano, che invece usa quasi esclusivamente bronzo e oro. Anche da Liber Pontificalis si evince come all'improvviso i papi abbiano più difficoltà a procurarsi metallo prezioso. I loro doni, in oro e argento, alle chiese si diradano bruscamente, indizio che Leone III impose una qualche forma di embargo economico su Roma.
Come vedremo, Leone III le proverà tutte per costringere Gregorio III ad ubbidire ai suoi ordini e non si fermerà certo alle monete, che evidentemente smisero di fluire dalla zecca costantinopolitana in direzione di Roma. Il Papa, per la prima volta nella storia, aveva apertamente e platealmente disubbidito ad un preciso ordine imperiale in una materia secolare, che nulla aveva insomma a che fare con la fede. Nel farlo, aveva esautorato gli ultimi brandelli dell'amministrazione imperiale della città. Non si tratta di una decisione secondaria, perché per la prima volta il conflitto con Nuova Roma non era su questioni religiose, che certo spesso nascondevano anche interessi politici, ma questa è un'altra storia. Fino a Gregorio II il papato aveva resistito alle pretese imperiali in ambito religioso, senza però in alcun modo rinnegare l'autorità imperiale in ambito secolare, almeno ufficialmente. Questa era la tesi formulata per la prima volta da Papa Gelasio, che nel 492, in una lettera scritta all'imperatore Anastasio I di Coro, scrive: «Due sono, Augusto imperatore, le autorità principali che reggono questo mondo, la sacra autorità dei vescovi e la potestà regale. Di queste due, tanto più grave è la responsabilità dei sacerdoti, in quanto devono rendere conto a Dio di tutti gli uomini, re compresi. Se nell'ordine delle cose pubbliche i vescovi riconoscono la potestà che ti è stata data da Dio e obbediscono alle tue leggi senza voler andare contro le tue decisioni nelle cose del mondo, con ancor più prontezza non dovresti tu obbedire a coloro che sono incaricati di dispensare i sacri misteri?» Sottolineo, se nell'ordine delle cose pubbliche i vescovi riconoscono la potestà che ti è stata data da Dio. Nessun papa aveva ancora messo in dubbio la potestà imperiale nel decidere l'organizzazione dello Stato. Gregorio II, invece, decise che avrebbe pagato le tasse dovute all'impero solo se si sentiva di farlo, assumendosi de facto dei poteri laici. Questo potere che si era arrogato andava anche ben oltre i confini del Ducato romano, perché le proprietà della Chiesa si estendevano su tutta l'Italia imperiale. Non è ancora, lo so, una formale dichiarazione di indipendenza di Roma, né questa davvero arriverà mai, ma è un altro importante passo in quella direzione. Infatti, in un certo senso, il governo romano era l'amministrazione delle tasse. Se il governo non poteva più farsi valere in tema di fisco, non controllava più un territorio. I romani l'avevano sempre vista in questo modo. Si può protestare contro le tasse, perfino sfidare il governo nelle corti, facendogli causa. Si può fare una petizione chiedendo una loro riduzione, ma non si può rifiutarsi di pagarle. Nel sistema romano era perfino sdoganata la possibilità di chiedere un cambio di regime. Se la classe dirigente dell'Asia Minore, per esempio, era scontenta del peso fiscale, era in un certo senso legittimo sostenere un usurpatore, con l'obiettivo di cambiare il governo in carica. Questa era una delle alternative politicamente accettabili, perché la sostituzione di un imperatore tassatore con un imperatore di maniche più larghe non contestava il diritto del governo a tassare, puntava semplicemente ad eleggere un nuovo governo, passatemi il termine. È più o meno la stessa differenza che c'è tra evadere le tasse e votare un partito che vuole abbassarle, posto che nel caso dell'usurpatore qualcuno, in caso di sconfitta elettorale, perdeva la testa, di solito a dire la verità solo l'usurpatore e il suo diretto entourage, e mai la classe dirigente che invece li aveva sostenuti per avere la riduzione delle tasse. Mi seguite? Ora, al tempo dei Romani esisteva ovviamente l'evasione fiscale e sappiamo che tutti brigavano per ridurre il peso del fisco, ma un'istituzione imperiale così importante come la Chiesa romana non poteva platealmente rifiutarsi di pagare. Lo Stato romano poggiava sul concetto che le tasse sono sempre dovute e nessuno può sottrarsi pubblicamente al dovere di pagarle. La decisione di Gregorio comunque non fu senza conseguenze. A Roma c'era ancora un'ombra del potere pubblico imperiale, non ancora del tutto sottomessa al Papa, e questo nella persona del Duca di Roma, di nomina esarcale e quindi imperiale. Ne abbiamo parlato nell'episodio 157, La Chiesa di Roma. Il Duca era formalmente il comandante della milizia del Ducato romano, ma
come abbiamo visto, ormai gli ufficiali di questo esercito avevano messo radici nel Lazio, i loro rampolli erano spesso ai vertici della Chiesa di Roma e gli interessi di questa classe dirigente erano più allineati con quelli del papato che con quelli dell'impero. Il duca sapeva che, se avesse ordinato all'esercito romano di arrestare il papa, probabilmente in prigione ci sarebbe finito lui. Eppure in città c'erano ancora alcuni uomini potenti che erano fedeli all'imperatore, o per antipatia a Gregorio, o per interesse personale, o per convinzione. Quel che sappiamo è che si formò a Roma una piccola congiura volta ad arrestare, o perfino assassinare, Papa Gregorio II. La congiura includeva il duca di Roma, Marino, un certo Cartulario Giordane, un suddiacono della Chiesa di Roma e un altro duca imperiale, di nome Basilio. A Ravenna l'esarca era Paolo, che abbiamo già visto durante la repressione del tentativo siciliano di fondare un impero romano con base a Siracusa. Paolo sembra aver inizialmente sostenuto solo tiepidamente i tentativi di liberarsi di Gregorio II, ma poi dalla città imperiale, quindi da Leone III in persona, giunse l'ordine di punire severamente il vescovo di Roma, reo di ribellione di condotta eversiva nei confronti dello Stato. Paolo riprese quindi contatti con i congiurati, ma questa volta le azioni dei servizi segreti imperiali furono smascherate da qualche gola profonda. La milizia e il popolo di Roma, compatti dietro il loro vescovo, arrestarono i congiurati. Giordano e Giovanni furono messi a morte, forse perché considerati traditori in quanto membri dell'amministrazione della Chiesa. Il duca Basilio fu monacato, sì lo so, monacare non è un verbo, ma dovrebbe esserlo. Non sappiamo invece che ne fu di Marino, duca di Roma, probabilmente tornò a Ravenna con le pive nel sacco. E così Gregorio sopravvisse al tentativo di assassinio numero 1. Spero faccia collezione di punti assassinio, perché con tutti i punti che farà nel suo pontificato, avrebbe potuto ottenere un bel regalo dal catalogo Esselunga. Lo so, una battuta tipicamente milanese, va bene anche il catalogo Coop, per carità. Mentre Gregorio e Leone iniziavano a litigare, Liutprando pensava a come sfruttare i contrasti tra Papa e Imperatore. Come sempre i Longobardi guardavano i litigi tra le due Rome come la migliore occasione per inserirsi nel mezzo, per convincere l'antica Roma che aveva molto meno da temere da Pavia che da Nuova Roma. Il problema di tutta la vita di Liutprando, ahimè, sarà che non si accorgerà mai che il Papa non poteva più accontentarsi di una suprema autonomia in ambito religioso, come delineato da Gelasio nella sua lettera ad Anastasio. Abituati da qualche decennio al governo de facto di un proto-stato non dichiarato, Papa Gregorio II e i suoi successori non si rassegneranno mai alla prospettiva di perdere il dominio sul ducato romano. Il Papa non era più solamente un vescovo, ma anche un potere secolare. Già all'inizio del suo regno, Liutprando aveva cercato di ingraziarsi il pontefice, confermando la donazione di Eriperto II, che aveva riguardato le antiche proprietà della Chiesa romana in Liguria. Evidentemente le terre in questione non erano ancora state trasferite al papato. Comunque sia, la prima mossa aggressiva di Liutprando fu forse rivolta a un pezzo dell'Italia romana che era stato lasciato alla deriva a causa della crisi dell'impero. In un anno imprecisato, ma probabilmente durante l'assedio di Costantinopoli, i Longobardi si erano impadroniti della Corsica. A farlo furono i Longobardi di Toscana, come già detto nell'episodio dedicato alla Sardegna. Sappiamo infatti che molti uomini potenti di Lucca avevano proprietà in Corsica e questo, incredibilmente, è l'unico indizio al riguardo della conquista, a parte che sappiamo che dopo Liutprando la Corsica era certamente parte del regno longobardo. Ho il sospetto che i Longobardi di Toscana utilizzarono a riguardo la marina della nascente potenza navale di Pisa, il principale porto della regione. E sì, se siete stati a Pisa, forse vi chiederete come facesse ad essere un porto, visto che dista chilometri dal mare. In realtà per Pisa vale lo stesso discorso di Ravenna. La città in quest'epoca era circondata da lagune e stagni, e l'acqua salata del mare giungeva praticamente a lambire quello che diventerà il Campo dei Miracoli, l'area dove sorgerà il Duomo e il suo celebre campanile pendente. Pisa, già nell'VIII secolo, era una grande città di mare,
prima che fosse costruita Livorno e nascesse l'aspra rivalità tra le due città, ma questa è una storia che dovrà aspettare molti secoli. Comunque sia, conquistata la Corsica, Liuprando deve aver fatto pressioni sull'autorità dell'isola più a sud. Ne ho già parlato nella puntata dedicata alla Sardegna, ma è assai probabile che Liuprando rinunciò ad una conquista dell'isola in cambio di un'apertura della Sardegna ai mercati longobardi. Le monete longobarde da questo momento in poi iniziano a circolare liberamente in Sardegna. Memoria e simbolo di questo accordo, quello che forse ci è rimasto nella storia che ci è giunta, è la parte più religiosa della trattativa tra sardi e longobardi. Stiamo parlando del trasferimento di una delle più celebri reliquie dell'intera cristianità. Leggiamo Paolo Diacono. Liutprando, sentendo che i saraceni, devastata la Sardegna, infestavano anche quei luoghi ove un tempo, per salvarle dalla profanazione dei barbari, erano state trasportate e onorevolmente sepolte le ossa di Sant'Agostino, mandò dei messi e, pagando una forte somma, ne ottenne la proprietà. Le trasportò a Pavia e le ripose con l'onore dovuto ad un così grande padre. Per accogliere al meglio le spoglie di una delle più grandi celebrità della cristianità latina, forse del suo più grande teologo, Liuprando fece ricostruire la chiesa di San Pietro a Pavia, che da allora è detta in ciel d'oro per il magnifico mosaico che doveva caratterizzarlo all'epoca. La basilica attuale, ahimè, è però frutto della ricostruzione romanica dell'XI secolo. Nulla rimane della costruzione liuprandea. Comunque sia, Liuprando non scelse questa chiesa a caso. A Pavia San Pietro era già un luogo particolarmente venerato, e questo perché ospitava le spoglie di Boezio, il nostro vecchio amico dei tempi di Teodorico e Giustiniano. Ancora oggi, a San Pietro in Ciel d'Oro, troverete quindi la tomba di Boezio e una meravigliosa arca gotica in marmo del 1300, realizzata per accogliere le spoglie di Sant'Agostino, custodite in un reliquiario d'argento che è quello sì di epoca di Liuprando. Tutto questo è molto importante e rilevante. Liuprando, acquisendo Sant'Agostino, sta cercando di elevare il prestigio della capitale longobarda, d'altronde santo importante, città importante. Vedremo che i veneziani faranno una cosa del genere tra un secolo. Sapete la storia di San Marco, no? Liuprando vuole proiettare l'immagine di sovrano cattolico, potente e rispettato, e questo proprio negli anni in cui Gregorio II litiga con il suo sovrano e sembra aver bisogno di un nuovo protettore. D'altronde vedremo come nei prossimi episodi Liuprando, Gregorio II e Leone III saranno impegnati in un complicato ménage à trois. Liuprando corteggerà Gregorio, rifiutato si getterà nelle braccia dell'imperatore per poi tornare a far pace con Gregorio e via dicendo. D'altronde nei romanzi come nella vita, spesso sembra che il modo migliore di ottenere il cuore agognato sia di ingelosirlo, anche se io ho dei dubbi che questa tattica funzioni spesso. E vedremo come alla fine l'amore della Chiesa cadrà su un altro potenziale fidanzato. Il papato infatti finirà per rifiutare le avance sia dei greci che degli italiani longobardi, preferendo un ben più potente e palestrato ragazzo venuto dal nord. Ma temo che prima di arrivare a quel passaggio la nostra storia sarà disseminata di cuori spezzati. Il primo passo del nostro ménage à trois parte con l'impero. Purtroppo per Leone III, i problemi che aveva in Italia non erano certo gli unici, né i più pressanti, come al solito aggiungerei. Gli arabi avevano lasciato in pace l'impero per un paio d'anni dopo il fallimento dell'assedio del 718, cosa che aveva permesso all'impero di riguadagnare i suoi confini precedenti all'offensiva di Maslama. Leone ne aveva approfittato per stringere un accordo di alleanza con i Khazari, la potenza che dominava le steppe a nord delle montagne del Caucaso. Nel 720-721 i Khazari invasero l'Armenia e sconfissero lì gli arabi, aprendo un nuovo fronte della guerra. D'altronde si trattava della stessa strategia di Eraclio, ricordate?
L'avanzata dei Khazari riportò però in auge Maslama, che dopo il fallimento di Costantinopoli era stato inviato in Iraq a sedare le continue rivolte che scoppiavano in questa regione contro il dominio dei siriani omayyadi. Maslama fu incaricato della guerra nel Caucaso e ne approfittò per estendere le operazioni anche contro i romani, tornando all'attacco sul fronte dell'Asia Minore. In questo frangente Leone non poteva certo permettersi di inviare un esercito in Italia per ridurre il Papa a più miti consigli. Nonostante la preoccupazione della guerra in Oriente, però, Leone non dimenticò i suoi domini occidentali. Fece sapere a Paolo, esarca a Ravenna, che l'autorità dell'impero doveva essere ristabilita sull'antica capitale, a tutti i costi. Fallito il precedente colpo di mano, a Paolo non restava che una dimostrazione di forza. L'esarca si affrettò a radunare i numeri dell'esercito ravennate e marciò lungo quello che restava del corridoio bizantino, in direzione di Roma. Ed è qui che abbiamo un segno di quanto l'Italia fosse cambiata, di quanto la vecchia distinzione tra Italia imperiale e Italia longobarda si stesse attenuando. Leggiamo i Liber Pontificalis. Ma i Romani insorsero, e tutti i Longobardi, gli Spoletini e gli altri duchi dei Longobardi che circondavano i confini del Ducato Romano, vennero a difendere il pontefice presso il Ponte Milvio, sbarrandogli la strada. Questa storia è confermata anche da Paolo Diacono, che aggiunge che tra i Longobardi accorsi in difesa del Papa c'erano anche i Toscani. Gli Spoletini resistettero presso il Ponte Salario, quelli di Toscana in altre parti. Il piano dei Ravennati fu così sventato. Ora, è possibile che gli Spoletini agissero in modo indipendente da Pavia? Il Ducato di Spoleto aveva sempre avuto tendenze autonomistiche, anche se schierarsi a favore del Papa era una decisione geopolitica macroscopica che avrebbe aperto il conflitto con Liutprando se non fosse stata concordata con il re. Il fatto è che sappiamo che, di qui a qualche decennio, l'attuale Duca di Spoleto, Transemondo II, si schiererà effettivamente a favore della Chiesa e contro Liutprando. Non è quindi realistico che ci abbia provato anche questa volta. Tra l'altro, Transemondo II era il figlio di Faroaldo, duca deposto nel 718 e inviato in un monastero, forse su ordine di Liutprando. La presenza però, a fianco al duca di Spoleto, di altri duchi longobardi, secondo Paolo Diacono quelli toscani, che erano sotto più stretto controllo regio, fa pensare che l'iniziativa di difendere il Papa contro l'aggressione ravennate possa essere stato il frutto di un coordinamento regio da parte di Pavia. D'altronde, ecco l'occasione d'oro per i Longobardi di dimostrare al papato il loro valore di potenziali alleati. Ecco come accreditare quella che Gregorio I aveva chiamato la feroce razza dei Longobardi come difensori dei diritti di San Pietro contro le pretese e le malversazioni di quegli impiccioni degli imperiali, laggiù a Costantinopoli o laggiù a Ravenna. Qualunque fosse stata la genesi di questo braccio di forza, le truppe ravennati dovettero arrestarsi a Ponte Milvio. A comandarli non era certo Costantino e il nostro Paolo ai suoi ordini non aveva certo un immenso esercito romano, ma solo qualche migliaio di uomini dell'esercito esarcale. A differenza della celebre battaglia di Ponte Milvio, che ha dato inizio a questo podcast, l'esercito esarcale non provò a forzare il guado e dovette ritirarsi a Ravenna. Gregorio II era sopravvissuto al secondo tentativo di fargli le penne. Due ponti. La conseguenza fu che tutti compresero che il re era nudo. Nelle parole di Thomas Noble, nel suo The Republic of St. Peter, a tutti gli effetti, l'autorità e il governo imperiale nella città di Roma e nel suo contado aveva cessato di esistere. Né l'esarca Paolo né il nuovo duca di Roma erano riusciti a imporre il volere imperiale sulla città. Le tasse, per quanto sappiamo, non furono mai riscosse e a Gregorio II fu risparmiata l'umiliazione imposta invece ai suoi predecessori, Vigilio e Martino. Nei prossimi episodi vedremo altre date possibili per celebrare la nascita di quella cosa che un giorno sarà lo Stato Pontificio, la donazione di Sutri o il Trattato di Quercy o magari la caduta del Regno Longobardo. A mio avviso, questo evento nel 725 può essere una data buona più di tante altre.
Da questo momento in poi, Roma si comporterà come una potenza indipendente, come una repubblica indipendente, senza aver mai dichiarato del tutto la sua indipendenza. Purtroppo non avremo nessun documento equivalente a quello americano. Il Papa non invierà mai a Costantinopoli una lettera sulla quale è scritto: «Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità». Eppure la ribellione fiscale di Gregorio II, la resistenza all'autorità imperiale, che fossero le Sarca o le Giubbe Rosse britanniche, l'alleanza con potenze straniere, come erano i Longobardi o i Francesi del Settecento, non poteva che essere questo, una dichiarazione di indipendenza. Il regno pontificio di Gregorio II si posiziona quindi in un processo in corso, del quale abbiamo visto diversi passi già nello scorso secolo. Papa Martino nel 659 si era ribellato a Costante II e aveva fatto una brutta fine, finendo esiliato in Crimea. Poi però dal 680 in poi i papi avevano ottenuto la fine del controllo imperiale sulla loro elezione. A fine VII secolo Sergio si era opposto al concilio Quinisesto di Giustiniano II su una materia di fede. L'imperatore non era riuscito ad imporgli il suo volere, sia per la debolezza del potere sarcale, sia perché aveva perso anzitempo il naso. L'accordo era stato ritrovato ai tempi del secondo regno di Giustiniano II e durante il papato di Costantino, eppure nel 711 Papa Costantino si era rifiutato di accettare Filippico Bardane come imperatore, una prima decisione eversiva, anche se basata su una questione di fede e presto rientrata per la caduta di Filippico Bardane. Con il rifiuto di Gregorio II di pagare le tasse, e anche con la sopravvivenza di Leone III, cosa che trascinò il conflitto ancora a lungo, si era giunti infine al punto di non ritorno. Da questo momento in poi Gregorio II, sopravvissuto a due punizioni imperiali, anche grazie all'aiuto dei Longobardi, giocherà ad un difficilissimo tavolo per garantire al suo piccolo, nascente stato l'indipendenza che aveva deciso che dovesse avere. Nel farlo, alla fine si dimostreranno fondamentali i rapporti e fili stretti con il mondo germanico a nord delle Alpi, fili che oggi conducono verso l'Inghilterra e sempre di più verso la Baviera e il resto della Germania, ma che presto inizieranno a tessere una rete che giunge verso il più grande e potente regno romano-germanico, quello dei Franchi. Per parafrasare il capo degli Orchi nella battaglia di Minas Tirith, l'era dei papi bizantini è finita. È giunto il tempo dei papi re, un tempo che durerà fino a quando il nuovo regno d'Italia non aprirà una breccia nelle mura aureliane, il 20 settembre del 1870. Nel prossimo episodio torniamo ad intervistare un grandissimo studioso dell'impero romano, Gastone Breccia, che ha scritto tra le altre cose il fortunato libro Lo Scudo di Cristo. Con lui in generale affronteremo la descrizione delle principali questioni sul tappeto per l'impero in questa parte mediana della sua storia, dall'evoluzione dell'esercito imperiale in seguito all'arrivo degli arabi alla nascita dell'iconoclastia, per finire con le tecniche che l'impero utilizzò per ingabbiare la guerra di razza araba e poi, a fatica e nel corso dei secoli, invertire le sue fortune e tornare all'attacco. Vi assicuro che sarà una puntata speciale con uno dei maggiori storici militari in circolazione. Per questo vi do appuntamento tra due settimane. Grazie mille per l'ascolto e grazie come sempre ad Antonio, Valerio e Riccardo per essere stati gli attori del podcast. Grazie a Riccardo anche per le meravigliose musiche del podcast, tra le quali ce n'è una nuova. Vediamo se scoprite quale.
Vi ricordo che andando su italiastoria.com sotto mailing list trovate il link per iscrivervi alla mia newsletter. È il modo migliore per non perdervi una mia apparizione da qualche parte d'Italia e per sapere in anticipo dei miei progetti. Non dimenticate di cliccare subscribe per essere notificati delle mie future puntate e lasciate un commento, una recensione su Spotify o Apple Podcast. Le leggo tutte, promesso! E ai commenti di Spotify da qualche settimana posso anche rispondere. Quindi se avete dei dubbi, curiosità, osservazioni, quello è uno strumento a vostra disposizione, oltre ovviamente alla mia email. Ringrazio infine tutti i miei sostenitori, in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore, Mauro Samarati, oltre a Cinzia e Oliviero Vittori. Ringrazio anche a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Breccia, Guglielmo De Martino, Daniele Traficante, Andrea Franco, Andrea Dago e Andrea Gali, Dorrel Iordache, Il Bone, Frazemo, Vitali Besronuk, Antonio, Massimo Blaskovic, Stefano Po, Andreas, Tudereix, McGriffin, Davide Cannata e Enrico Fasolo. Grazie anche a Leonardo Da Vinci. Paolo, Pablo, Jacopo, Riccardo, Enrico, i quattro Alberto, i tre Davide, Andrea, Settimio, Ectelion, Giovanni, Cesare, Franz, Flavio, Tron, i due Edoardo, Stefano, i tre Luca, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Carlo, Matteo, Luigi, Debora, i due Pietro, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Zavano, David, Sergio, Paola, Emanuele, il Mattur, Furio Camillo, Per, la Dina Tirol, Ambrogio, i due Roberto, Marco, i due Fabio, Arienzo, Giuliano, Tommaso, Alessio, i Fiori di Lorien, Eugenio, David, Albpel, Johan, Salvatore, Frank, i due Dario, Stephen, i due Alessandro, Jimbo, Maxel, Fabio Faz, Giustiniano, Mauro I88, Ima, Gigi, Gabriele, 13 Minuti, Biciclettari, Laura, K, Niccolò, Gianluca, Elena, Lorenzino, Rumil, Giulio, Sauro, Xar, Noemi, Ilaria, i due Francesco, Ileana, Gu91, Regeval, Alvaro, i tre Lorenzo, Flavio, Bruno e Filippo. Alla prossima puntata! This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states. How did you actually sleep last night? If it didn't feel like your very best rest, then you need to upgrade to the softest, most luxurious bedding from Boll & Branch. Their signature sheets are made from the finest 100% organic cotton and get softer with every wash. Millions of sleepers love their sheets, and right now, you can feel the difference for yourself during their biggest sales of the entire year. Hurry to bollandbranch.com to shop their best offers. Limited time only. Exclusions apply. See site for details.